Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Fratelli e sorelle, siamo alla seconda domenica di Avvento e guida per il nostro cammino in questa occasione è Giovanni Battista, colui che parla nel deserto, la voce che grida nel deserto. È un peccato lasciarla semplicemente gridare nel deserto. Dobbiamo farla nostra. Non dobbiamo fare come i bambini piccoli e capricciosi che fanno parlare la mamma e il papà, ma non ascoltano. Dobbiamo ascoltare questa voce perché ci invita a qualcosa di essenziale. Giovanni Battista ci invita a fare verità sulle cose, a fare verità sulla nostra vita, a fare verità sulla nostra fede. A guardare nella realtà il mondo in cui viviamo, la nostra casa comune, a guardare nella realtà il nostro cuore, il modo in cui pensiamo, parliamo e agiamo, a guardare nella realtà il modo in cui pensiamo al nostro Dio. Giovanni Battista ci parla di uno che verrà dopo di lui, Gesù, colui del quale abbiamo ascoltato l'inizio secondo il Vangelo di Marco. Vangelo è buona notizia, buona novella, proprio come questa rubrica si chiama. E la buona novella che Giovanni Battista ci indica, portata da Gesù, è quella di un Dio che non è un padre padrone, ma che è un padre amorevole e misericordioso, che non ci chiede un'ubbidienza cieca, ma ci chiede di convertire il nostro cuore per poter vivere da figli, per poter vivere da fratelli tutti, come Papa Francesco ci ricorda nella sua ultima enciclica. Questo uomo, Giovanni Battista, vestiva di peli di cammello. Il cammello nell'antichità si pensava fosse l'unico animale capace di attraversare il deserto senza smarrirsi e senza morire. Noi ci dobbiamo rivestire di Gesù, l'unico che ci permetterà di attraversare le strade della vita con le loro salite e le loro discese, con le loro curve e gli imprevisti che sempre accompagnano. Rivestiti di Cristo possiamo davvero fare verità. Rivestiti di Cristo davvero possiamo giungere al traguardo. La verità della nostra vita, lo dicevamo anche domenica scorsa, è l'amore. Quell'amore che il miele selvatico, simbolo della parola di Dio, continuamente ci ripropone. Giovanni Battista poi mangiava anche le cavallette. C'era un'antica leggenda fra gli ebrei in cui si diceva che nel deserto c'era una cavalletta capace di mangiare addirittura un serpente. Il serpente è il simbolo del male, con la ricchezza della parola di Dio noi possiamo sconfiggere il male, possiamo sconfiggere il veleno del male che vuole inquinare le nostre relazioni con gli altri e le nostre relazioni con Dio.
Però dobbiamo prepararci, ecco il senso della cintura. Se noi non ci prepariamo, Dio ci coglie all'improvviso, perché Dio, lo dicevamo anche domenica scorsa, è novità. E nella novità si presenta sempre in modo diverso da come lo aspettiamo. Non lasciamoci portare fuori strada, non lasciamoci distrarre, nemmeno dallo spostamento di un orario della messa di mezzanotte. Accogliamo il Figlio di Dio che viene a salvarci e prepariamoci in ogni momento perché Egli arriverà, come dice l'Apostolo Pietro nella seconda lettura, quando meno ce lo aspettiamo.